E rieccoci qui, ragazze e ragazzi, su The Last of Us parte 2. Siamo appena sbarcati di nuovo sul continente, siamo tornati dall'isola, abbiamo vissuto un vero, vero inferno. Abbiamo perso lo zaino, il che mi lascia presupporre che forse il momento, il periodo con Abby sta per giungere al termine, visto che non abbiamo più roba. Ok, e niente, alla fine i lupi e le iene si sono massacrati a vicenda, proprio nel vero senso del termine, cioè un odio viscerale avevano tra i due, scorreva tra i due. Yara è morta, purtroppo, però prima di morire ha ucciso Isaac, almeno. Gli ha sparato in petto, presumo sia morto. Beh, non penso sia sopravvissuto. E quindi pesanti perdite da entrambi gli schieramenti. Io ho idea che non esisterà né uno né l'altro, tutte e due si sono annientati a vicenda, praticamente. Eh sì. Ci sarà qualche superstite, poi boh, chi lo sa, comunque frega poco, francamente. Torniamo a noi, va. Che diavolo? Ah, ecco, adesso mi sa che trova Owen e Mel morti. Ah, prima il cane. Prima il cane, Alice. Eh sì. Stammi dietro. Sì, tanto non c'è nessuno. È vero che Ellie aveva poi scioccata per quello che aveva fatto, aveva abbandonato la mappa. La mappa. Quindi Abby presumo capisca dalla mappa che il teatro è la base di Ellie. Aspetta. Vabbè, io ho il vizio di guardare in giro, non posso fare a meno. Posso farne a meno. Ah no, qui dove siamo venuti. Sì, ok. Ok, di qua. Ok, qui è chiusa. Vabbè, ok. Mizzega. Attenta. In questo caso la colpa è tua, Abby. Vedi che forse capisce. Non ho ben capito come ha fatto capire del teatro che aveva scritto un po'.
Avrei dovuto osservarla per qualche minuto per capire meglio. Che si fa quando lo troviamo? Ah, lei pensa che è lui. Prima pensiamo a come entrare. Lei pensa che è stato Tommy? Ok. È una vita che... Le luci sono accese. Ci sei, Lev? Sì. Cioè che non lo vedo più il teatro. Ma non penso... No, qua era chiuso. C'era... Cerca ancora. C'era la sedia. Aspetta, boh. Ah, qua forse. Ok, prendi la scala. Pronto? Però così alla fine è un ciclo di odio e vendetta, Cioè, è stato ammazzato Joel. Quindi giustamente uno vuole vendetta. Poi adesso Ellie ha ammazzato Nora e tutti gli altri e così, e Abby vuole vendere, cioè insomma non la finiamo più alla fine, cioè. Però vediamo, cioè se Abby... Ah, qua si le taglie, sì. Sì. Eh sì, gli obiettivi. Sono di lì. Se Abby... Non mi sembrava volesse tipo chiedere scusa o... Capisce che forse ha sbagliato, però vediamo. Magari, appunto adesso... Calma ora, resta vicino. Avendo vissuto quello che ha vissuto e essendosi affezionata a lui, a Lev, magari è cambiata. Vediamo, lo scopriremo, sono curioso. Finalmente un momento, insomma, degno di nota, per così dire. Non che il resto che abbiamo vissuto non sia importante, però, vabbè, ne parleremo meglio alla fine, titoli di coda, però un'idea ce l'avrei in mente su come potevano eventualmente trattare la questione. Comunque, adesso vediamo. Dove sei? Giù. Adesso lei ammazza Jesse. Maledetto Jesse. Pensa che non sappia riconoscere loro. Aspetta di vedere questo, stronzo. Lo adorerà. Mani in alto. Allontanati da lì! Allontanati! Stai commettendo un errore. Non girarti, cazzo! Lev, tienilo a tiro. Giù a terra. Mi uccidi come una codarda. Pezzi di merda! Alzati! Sulle mani o sparo anche a questo! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Io di quella fogna! Va bene! Fermati! Basta! Getta l'arma! Getta l'arma! Cazzo! No!
So perché ha ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Aspetta! Lasciala andare! Tommy! Andiamo. No, anche Tommy. Sta qui. Le uscite, non deve fuggire. No, ma io non sparo, cioè... Ma che cazzo? Cioè, ma io non sparo. Posso farmi uccidere? C'è anche Tommy. Non bastava Joel. Posso? Prendimi. Prendimi. No, scappare, no, cazzo! Io non sparo. Ah, forse è scappato. Brutta strada! Posso farmi ammazzare? Secondo me no, però io non faccio niente. Sono qui. Sei via! Io non faccio niente. Vediamo. No, non possiamo. Non possiamo. Porca vacca. Vabbè. Niente. Ma pensate cosa mi obbligano a fare. Cioè. Abby! Vabbè, cioè per me poteva finire qui, voglio dire, no, no. Perché sta cosa, perché? Fuori, cazzo! Aspetta, lasciala avvicinare. Ma no, ho premuto, eh. Ah, ho premuto L1 stavolta. Cioè, stavolta ho premuto, però... Vabbè. Non funziona, aspetta. No, lasciala avvicinare. Prima era giusto, solo che non mi ha preso L1. Perché forse ho sbagliato tempo. Ancora? Ma io lo premo. Dio santo. Possiamo stare qua 3 ore, però. Cioè... Se no, aspetta, prova a prenderla alle spalle, dai, vediamo, vediamo. Visto che non mi prende sta mossa, so. Aspetta. Vediamo. Cioè, Abby, cosa ti aspettavi? Non so, che lasciava correre? Non so. Dove sei? E io che pensavo in un ravvedimento, non troppo buono, Fide. O magari. Beh, lei è più forte, cioè... Merda. Oh.
non posso? Bella scena, però. Cioè... mi devo spostare. No, non riesco. Non riesco a spostarmi. Non riesco a spostarmi. Vabbè. Ah, di qua, madonna. Che ero convinto. Non potessi... cioè... eccoti qui. Beh, arrabbiata sì. Aspetta, aspetta. Fide, va di corsa. Aspetta, aspetta. Ok, ok, non... non mi ha sentito. Vabbè, magari l'hanno fatto apposta il fatto che appunto siamo senza armi, non possiamo... no, non abbiamo nulla. Così il giocatore vede Abby morire decine e decine di volte e magari si soddisfa. Aspetta. È andata da tutt'altra parte. Ah, è là. Dove ti sei cacciato? Qua ci sono dei cocci, non... meglio non passarci sopra. Ecco. Ok. Sei mia! Ma scusa, non mi ha fatto a vedermi? Non lo so. Vabbè. Avevo appena preso la bottiglia. Allora, adesso facciamo il giro così. Ok, dai. Sto giro. E vabbè, dobbiamo per forza. Ma Dina in tutto questo dov'è? Cioè, aspetta. Sì, comunque noi siamo dei tori, cioè. Fidarco, fucile a pompa. Ma questo era chiaro, ovviamente. Che diavolo combina? Ah, ha messo una bomba. Ha messo una bomba. Ah, non pensavo di essere così vicino, però, eh. Eh sì. L'avevo capito, però siamo finito lo stesso. Vabbè, abbiamo visto Abby senza gambe, dai. Tipo mille modi per morire, una cosa del genere. Aspetta, la mette di là. Merda. Torna di lì. Dove l'ha messa? Ma no! Niente, stesso problema di prima. Non riesco... non mi schiva. Cioè, io premo, va, che sto premendo anche adesso. Vedi, funziona il tasto. Vabbè. Si vede che ci vuole talmente tanto giusto tempismo che... appunto, non premo mai al momento giusto. Probabilmente. È uno scherzo. Guardala lì, la bombetta. Vabbè. Sì, comunque Abby, cioè, è già morta da un pezzo, dai. Cioè. No. Ehi.
Ah no, è un vicolo cieco. Aia. Ok. Dove è andato? Qua c'è de... Ah, una bottiglia. Oh, adesso vediamo se riesco a vederla. Uso la bottiglia, sì. Eccola. No, stai giù, che fai? Dov'è? Oh, ah, della vita. Oh, non la vedo più. Ah, eccola là. Vedi, è sneaky sneaky. Sì. Maledizione. Ma porca. Oh. Niente, 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 non riesco, io premo, porca di quella vacca. Vabbè, io quasi quasi ve le lascio tutte le morti, così magari qualcuno come me che si soddisfa. E no, non mi ha mirato... ha schivato, ma porca vacca. Brava Ellie. Brava Ellie. Sono fiero di lei. porca di quella vacca. Niente, non... Oh, finalmente t'ho preso. Oh. Lei non c'entra niente. È incinta. Bene, Abby. Lev, di qualcosa, per favore. C'è. Ci ho messo 3 ore a prenderla con la bottiglia, eh. Non voglio vederti mai più. Andiamo. Ah, non la uccide. Beh, fisicamente è superiore, ovviamente. Infatti Ellie doveva prenderla in altra maniera, però è stato un attacco improvviso. Cioè, però così, cioè, niente, non... C'è tutto il viaggio, sì, diciamo, tutto ciò che ha vissuto con Lev, niente. Non l'hanno cambiata. Passato un po' di tempo, mi sa. Ah, è nato il bambino. Ehi, tesoro. Che c'è? Un bel po' di tempo, forse un paio d'anni. È tutto ok. Tutto bene. Siamo di nuovo Ellie, finalmente. Finalmente, non ne potevo più. Cioè, oddio, allora iniziava... Tra virgolette. Io non dimentico. A piacermi.
perché pensavo comunque in un certo senso capisse che magari quello che aveva fatto non andava bene. Invece poi alla fine ci ha ammazzato Tommy, ha ammazzato Jesse. Cioè, però non ha ammazzato Ellie. Cioè, quelli che non c'entravano niente non li ha uccisi. E magari quella che c'entrava, chi è questo bell'ometto? Cioè Ellie, non l'ha toccata. Non che mi faccia, non mi faccia piacere, ovviamente, però non ha logica. Cioè, alla fine un po' come Ellie. Cioè, Ellie ha ammazzato gli amici di Abby, ma poi Abby è ancora viva. A loro ti piacciono, vero? Guarda che capelli. Vabbè, immagino. Dina! Ecco, fatti. Cucina! Aspetta, io guardo in giro. Ah. Beh. Wow. Pubblico esigente. Quella chi è? Scusa. Di... Saluta la zia Talia. Ah, Talia. Ciao, zia Talia. La sorella? Sì. Ah, parla, eh? Però dove siamo, scusa? Sei in una fattoria, forse? No, come diceva Dina, che voleva vivere in una fattoria. Ma qui si esce. Prendiamo un po' d'aria. Ah. Mizzega? C'è niente. Spazi aperti a non finire. Mica male. A vedere. Non siamo più a Jackson. Eh beh. Alla fine Tommy non gliel'abbiamo riportato a Maria, quindi come minimo ci hanno esiliati. Sicuro. Ma vedi, ma Ellie ha sbagliato tutto, cioè nel senso, doveva andare da sola, punto. Punto. Non, al limite, appunto, doveva andare da sola a riprendere Tommy. Perché Tommy ha deciso di andare per i fatti suoi. E vabbè, c'è... E poi cos'è servito? A niente, perché... Abby comunque è ancora viva, quindi... Cioè... Al trattore... Ehi, Holly, che ci fai qui fuori? Elefantino. Reggiti forte. Sì, eccoci. Beh, carino, no? Ehi, sai cosa? Ti insegnerò a suonare la chitarra. Quando sarai più grande. E avrai smesso di farti la cacca addosso. Sì. Va bene. Lo fanno tutti. E ci vorrà ancora un bel po', una decina d'anni magari, so se ha due anni forse. Ho tante storie da raccontarti, quando sarai grande. Molto grande. Non so nemmeno da dove iniziare. No, vabbè, mi sembra un bel posto. Sei un patato, un patatone. Sei un patato, un patatone. Un patatone, un patato, un patatone.
Vabbè. Che bimbone. Sì, il mio cucciolo. Ah, basta, forse. È passo indietro, quindi. Ok, patatone. Torniamo dalla mamma. Aspetta, aspetta. Fammi vedere qua. Portiamo un po' in giro. Quindi cioè basta, i soli triati qua, stop. Giustamente, beh, a un certo punto se non ce la fai una volta, cioè, basta. No, ma poi lei ha detto se non si devono più rivedere, se no. Ecco, magari metterei su un po' di muscoli prima. Oh. Ah. Ehi, incidiamo il tuo nome. Ah, JJ è il suo nome. Bene, ora è ufficiale. Mau, sembra che è tu Mau. Vabbè. Ok, no, aspetta, se faccio... No, ma forse è chiuso. Sì, sì, è chiuso. Allora, torniamo in casa. Qui c'è altro. Ah, un documento. Cara Dina, grazie per la lettera e per la foto, ma quanto è cresciuto JJ. Ha il sorriso di Jesse. Se è preso da suo padre, beh, buona fortuna. Non vedo l'ora di venirti a trovare. La schiena ha ripreso a infastidirmi, ma va già meglio. Il dottore dice che mi servono un altro paio di settimane di riposo. Sarò da te appena possibile. Ho apprezzato la tua lettera. Ti dirò ciò che spero sia ovvio. Jesse non ti riterrebbe responsabile dell'accaduto. E vale anche per tutti noi. Ti vogliamo bene. Sei parte della famiglia. Stammi bene. Qui a Jackson ci sarà sempre un posto per te. Ellie e JJ, se cambiaste idea. Ah... Ok, cari saluti Robin, quindi non li hanno esiliati. Oh, come va, tesorini? Hanno deciso loro di andar via. Grazie per i piatti. Questo? Ti va un po' di musica? No, no, niente musica, niente musica. Oh. Va bene così, no. Vabbè. Ah, vuoi ballare, eh? No, no. L'ho visto dopo, okay. Che era un giradischi. Vabbè. Spero non sia segnalata, ma... Beh, finora mi è andata bene, però. Oh, sì! Amo questa canzone. Tua mamma si accontenta di poco. Possiamo spegnere? Vero? Sono possiamo... di poche pretese. No. Via, via! Allontaniamoci. No, non posso più toccare, porca vacca. Porca. Via, via, non te, via, via, ok, ok, qua la sente poco. Vabbè. Ok, ma guarda come sculetta. Ah, sculetto? Sì. Oh, siamo scatenate. Oh, wow. Oh, ehi. Hey. Stai iniziando a piacermi. Sei strana. Sì, lo so. Ok. Basta, così mi distrai. Lo so. Ok, va bene. Fila. Ok. Vediamo, c'è altro? Qui no. Via. Via. No, aspetta, sono sceso. Qui sono andato. Qua siamo andati. Quindi dovevo andare, scusate. Io vado a fare il bucato. Ah, ok. Allora vai, vieni qua. Beh, no, dov'è che era? Aspetta. Ah no, lì dietro, ok. Passate a salutarmi. Certo. Ok, via, via. Ok.
Gli serve il giacchetto? Ah, le galline. No, sta bene. Ancora? Puoi dirmi di smettere? Devo smettere. Ok, basta, davvero. Beh, ma acqua, forse? Capretto. Vuoi accarezzarla? Qui. No, una pecora, piccola pecora. Avanti, provaci. Un agnello. Oh, 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 piano, piano, piano. Sì, così. Eccoci qui. Così. Ehi. Ehi. Lo prendo io. Puoi portare le pecore al fienile? No, tranquilla, faccio io. Sicura? Sì. Ti voglio riposata. Ok, ecco. Coraggio. Infilati lì. Non stare fuori troppo, deve fare il bagnetto. Ormai comando il gregge. Ascoltate, pecore, la cena vi aspetta nel fienile, quindi forza! Neve, nel fienile! Ci voleva un cane da pastore, però no, vabbè, direi che non si può procurare. Su, dentro. Facciamo noi. Wow, sono tantissime pecore. Secondo te quante sono? Contiamole. Una, due. No, basta, se no mi addormento. Ah, ecco, un'entrata. Dai, quelle entrano. Pecorazio? Ehi, ehi, dentro, dentro. Ovidio? Diamoci una mossa. C'è ognuno al nome. Abbiamo decisamente troppe pecore. Ehi, perché non ne mangiamo qualcuna? Sono buone, sai. Bravo, JJ. Ok, gente, a domani. Ehi, perché sei fuori? Perché ha avuto sto flash? Andiamo. Non hai fame? Quando aveva il sogno. Joel! Oddio! Ti prego, no! Ellie! Ehi, Ellie! Guardami, è tutto ok, sei a casa. Sei a casa. Respira, respira. Non riesco, okay, non riesco. Lo prendo io, va bene? Avanti. Vieni, su, cucciolo. Mi spiace. Io non so cosa stavo portando. È tutto ok. Ecco qui. Ecco qui. Tranquillo. Ehi. Addio. Bene. Non sei più abituata alle emozioni forti. Cos'è? Forse stress post-traumatico? Probabilmente sì.
bello. Abbiamo preso la cena. O il pranzo, insomma. No, guarda, non possiamo andare in acqua. Vabbè, ormai sì, viviamo qui decisamente. Però c'è qualcosa, insomma. Soffrendo di stress post-traumatico. Appunto, non... passato ci tormenta, ecco. E non è bello, eh. C'è un cavallo. Chi sarà? E tu, con chi sei venuto? È di Jackson, c'è la J. Ehi, dov'eri? A caccia. È andata un po' per le lunghe. Chi c'è? Vieni, entra pure. Oh. Oh. Ma senti come stringe forte. Ma scusa, non era morto? Ehi, ah, eccoti. Dammi. Fidemi, mi è sembrato che l'avesse preso in testa, eh? Ecco. Ah, oh, sì, ce la faccio, ce la faccio. Ehi. Ehi. È bello rivederti. Anche per me. Sei pesante. È vero, è un fagottino muscoloso. Come va in città? E Maria? Sta bene. Noi... ci siamo presi una pausa. Mi spiace. Ah. Ne abbiamo parlato e ci sembrava, insomma, la soluzione migliore. Forse l'ha preso di striscio in testa. Ok. Oh. Siediti. Visto che mi sembra un po' ammaccato. Voglio mostrarti una cosa. Sì. Sto chiedendo un po' in giro, da mesi ormai. E c'è un tizio che ha sentito la storia. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ah, vedi. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. Dice che vivono su un tratto di costa, in una barca spiaggiata. Proprio qui. Sarà Santa Barbara. Deve essere lei. Non ci interessa più, ok? Da bravo. Mi spiace. Beh... io non posso andare. Decisamente. Lo so. Ok. Credo sia facile dimenticare il passato se sei qui a fare la bella vita. Ehi. Gliela farò pagare. Tommy. Avevi detto così di ritorno a Jackson. Tommy. È ridicolo. Lo tieni un attimo. Sì. Vieni. Ti prendo io. Ti prendo. Ehi. Che cazzo vuoi fare? Niente. Merda, Tommy. Lo sai cosa abbiamo la passato? Pianta. Lei aveva promesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, lo so benissimo. Ma questo è un tuo problema.
Stammi a sentire. Avanti, parla, sono tutto orecchio. E secondo me adesso Ellie, essendo tormentata, allora ci riprova. Però deve andare più convinta, eh. Cioè, nel senso, cioè, non che non fosse convinta, però cioè non lo so. Vediamo. Però Tommy, insomma, vuole proprio vendetta, beh, giustamente. Cioè, non pensavo fosse così vendicativo. Vabbè, comunque era suo fratello. E per noi alla fine è nostro padre, quindi, cioè. Vediamo, leggi. Aspetta, questo l'avevo letto. Aspetta, no, dov'è? Ah, no, indietro, aspetta. Dov'è che no? Indietro. Ah, qui, ok. Questa mi sa che è la pagina 1. Allora, è successo di nuovo. Mi sono liberata dalle immagini in fretta, ma ho avuto la pelle dolente per il resto della mattina. Ho rinunciato a dormire. Dina mi ha fatto compagnia. Quando finirà? Non so come Dina riesca a parlare tanto serenamente di Jesse. A JJ racconta tutto di lui e crede che mi farebbe bene parlare di Joel, sputare il rospo. Sembra stia parlando di una brutta indigestione. Non ho voglia di discuterne, farebbe troppo male, e se iniziassi a farlo non credo che riuscirei a fermarmi. Oggi ho portato JJ a fare un giro. Non ha fatto che ridere. Ho pensato pochissimo a Seattle. È stato divertente. Oggi sono venuti i genitori di Jesse, tutto liscio all'inizio, sono brave persone. Poi hanno iniziato a chiederci di tornare a Jackson. Non ho retto, sono scappata nel bosco, sono tornata tarda notte. Dina era sveglia ad aspettarmi. Si vedeva che era arrabbiata, ma mi ha preso per mano e mi ha accompagnata a letto. Mi sento così in colpa. È successo di nuovo. Avevo messo alle strette un cinghiale in una vecchia stazione di servizio, sanguinava, soffriva. Mi ha ricordato lui. Non sono più riuscito a togliermi quell'immagine dalla testa. L'ho lasciato lì, a morire. Mi brucia la pelle. Poi di qua. Quando troverò la pace? Il tempo doveva bastare per soffocare l'ansia, soffocare il desiderio, estinguerlo, estinguere il desiderio. Perseguitata dai vostri sorrisi sterili, la maschera si appesantisce, scivola via dal viso. Un passo avanti, due indietro. Ho un cappio intorno al collo e più vado avanti, più è soffocante e difficile respirare. Potrò mai tagliare questa fune corda? Sto attendendo l'alba, ma la luce è scomparsa. Ho perso la luce, forse sono già cieca. Posso lasciarmi tutto alle spalle? Insomma, è abbastanza piena di dubbi. Insomma. Ah, ma questi li ha disegnati Ellie. C'è firmato Ellie. E disegna bene. Mi sa che ora partiamo, allora.